Regalo di fine anno per la maestra. Buongiorno e bentornati su Consiglieria Bambini. Grazie mille per i molti mi piace e i nuovi iscritti al canale. Continuate così, mi aiutate a crescere tantissimo sul canale YouTube. Grazie di cuore. Oggi vorrei parlare con voi del regalo di fine anno per le maestre. Voi cosa dite? È giusto farlo? Sì o no? Io vi racconto il mio pensiero. Faccio la maestra da più di 20 anni ed ogni fine anno sono stata omaggiata di regali e pensierini, sempre per 20 anni, tutti i fine anno. Noi maestre, educatrici, insegnanti, siamo retribuite con regolare stipendio come tutti i lavoratori, per fortuna. Il disappunto di alcune famiglie nasce proprio per questo motivo. Sono già state pagate dallo Stato, perché dobbiamo fargli anche il regalo? Le chat in questo periodo sono piene di discussioni, ciascuno porta avanti il proprio pensiero. Adesso vi dico, secondo me il regalo ci sta. Fermi, fermi, non vi agitate. Vi racconto subito cosa intendo io per regalo. Spesso si crede che il regalo debba essere qualcosa di prezioso, di costoso, magari anche di marca. No, non è così. Il regalo giusto è quello fatto con il cuore, dai bambini della propria classe. Vi racconto qualche regalino che ho ricevuto io nel tempo e spero di darvi qualche piccolo suggerimento. Una bellissima bustina che racchiude un libro con delle letterine da parte dei bambini proprio per me. Un bellissimo diploma con le foto dei bambini. Qui ne ho costruito uno io immaginario per non violare la privacy dei bambini. Cartellina rilegata a mano contenente disegni con messaggi dei bimbi di quell'anno. Libro alfabeto. In ogni pagina una lettera con una frase dedicata a me. Un album bellissimo, pieno di ricordi realizzato al computer con foto e disegni dei miei bambini. Poi questo albo illustrato meraviglioso, come funziona la maestra. E poi questo libro meraviglioso, un piccolo manuale. Tutto quello che mi serve sapere l'ho imparato all'asilo. Poi ancora un libro, un'altra chicca. Alla ricerca del pezzettino perduto. Durante gli anni ho ricevuto tantissimi altri regali, ma fra tutti quelli che ho condiviso con voi sono tra i più speciali. Voi cosa ne pensate? Ogni volta che ricevo un regalo mi sento onorata e felice e soprattutto gratificata dopo tanti giorni di grandi fatiche. I disegni dei bambini, i momenti passati insieme, fermati su una fotografia, i loro messaggi, le loro dediche, sono cose che scaldano il cuore. Non spendete troppi soldi, ma regalate emozioni. A noi fanno sempre un sacco piacere. Accompagnate il regalo con una frase gentile e il nostro sorriso e la commozione saranno garantite. Naturalmente, nessuno si deve sentire obbligato a fare nulla. A noi basta soltanto il rispetto delle famiglie e l'amore incondizionato dei bambini e delle bambine. Con questo il mio video finisce qua. Spero di averti dato una piccolissima suggestione e di aprire qualche riflessione. Mi piacerebbe tanto sapere tu cosa ne pensi. E intanto ti chiedo la cortesia di lasciarmi un like e magari di condividere il video con qualche tuo amico o collega.
Intanto ti mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo ancora qui presto, prestissimo. Buon inizio settimana a tutti. Ciao!